Personaggio che è fatto di luci e di ombre, di chiari e scuri, e quindi questa esposizione molto ricca vi permetterà di scoprire dalla sua nascita sul Quirinale fino alla sua morte e al successivo decreto di dannazione della memoria, di abolizione della memoria, che però non fu tale da far sparire le sue tracce, altrimenti non ci sarebbero i busti che sono arrivati fino a noi. Abbiamo cercato di ripensarlo, di modificare questo approccio e invece calcare la nostra attenzione sulla dicotomia tra amore e odio, cioè una parte della società romana era favorevole all'imperatore, sicuramente l'esercito che fu gratificato da Domiziano con un sostanziale aumento di stipendio, probabilmente anche dal popolo, perché Domiziano investì enormi finanziamenti, energie economiche per gli spettacoli, per la costruzione degli edifici da spettacolo.